Vita, in questo pomeriggio anche di più con la nostra salute. In qualità di Dipartimentale di Salute del Campo Italiano vorrei parlare un po' della salute oggi, al pomeriggio. Abbiamo un discorso, vediamo se possiamo mettere questo a posto, stanno lavorando lì. Parliamo un po' del cervello esecutivo, l'attacco al cervello esecutivo. Sappiamo qualcosa del cervello esecutivo? Noi abbiamo un solo cervello, ma è diviso in varie parti. E una di quelle, questa qui, quello frontale, si chiama il lobo frontale. Lobo frontale. E in questo pomeriggio parleremo un po' di questo. Vediamo se. Va bene. Cercherò di fare questo. Le posso dare io il... Ok. Cosa guardiamo qui? Cosa vediamo qui? Direttrice? Una direttrice di orchestra, no? Questa immagine è molto suggestiva, principalmente quando noi parliamo del cervello esecutivo. Perché? Faccio questa domanda. Passiamo un altro, perché non posso passare di qua, non vai. Ah, allora sì, allora funziona, va bene. Ok. Questa è una orchestra. Cioè, di tutti questi qua, se noi vogliamo, diciamo, disarmare l'orchestra, cioè disarmare l'orchestra, dissolvere l'orchestra, cioè a chi è il primo che noi attacchiamo qui? A chi facciamo l'attacco qui? A questo? È a questo, vero? Allora è questo che noi vogliamo parlare. Questo è il cervello. Se io voglio fare un attentato, questa è la parola. Se io voglio fare un attentato contro il cervello, a chi devo attaccare? A chi attaccherò prima? Al direttore. Farò un attentato? Come? O al Vaticano o al Campidoglio o a Casa Bianca. Certo. Dove c'è i capi, vero? Dove c'è i capi? Allora qui un attentato o un attacco al cervello esecutivo. Adesso dentro del sistema nervoso, il cervello esecutivo, cioè quello che trasmette e processi le informazioni, l'attività intellettuale e lo stimolo degli organi. Questo è il cervello esecutivo. Qui come funziona più o meno il cervello? Tutti gli organi del nostro corpo sono attaccati per fili sempre al sistema parasimpatico o al sistema simpatico. Vuol dire il cervello cosa è? Se andiamo a fare il paragone con l'orchestra, no? Chi è il direttore dell'orchestra qui? Il cervello. Allora, il cervello è il direttore dell'orchestra. Tutti questi sono i musicisti, diciamo, no? Allora, lui è quello che dà le ordini. E se io voglio fare, diciamo, qualche
non mi viene le parole in italiano, ma qualche male, qualche attacco. Qualche male, se io voglio fare qualche male a questi organi, non ha bisogno di andare a ognuno, certo, a fare male. Posso attaccare direttamente a chi? Al cervello. Adesso andiamo un po' più dentro del cervello e vediamo un po' l'anatomia del cervello. Dentro del cervello noi sta diviso in 1, 2, 3, 4, 5 e 4, 6 parti. Certo? 1, 2, 3, lì non si vede, ma qui si vede. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parti. Di queste parti ci abbiamo il lobulo parietale, lobulo occipitale, il cervello, il lobulo temporale, il vastago del cervello e il lobulo frontale. Questo si dice in spagnolo, in italiano, lobo frontale. Allora, noi parleremo solo di questo che è il lobulo frontale. Dentro di questa anatomia del cervello, e parliamo solo di questa parte del lobulo frontale, il lobo frontale che si trova qui, più o meno l'anatomia è questa. E questo se ne chiama, si chiama dentro di anatomia e la fisiologia, si chiama cervello esecutivo. Perché? Credo che capiamo tutti perché, no? Abbiamo detto che il cervello è diviso in quante parti? Sei parti, ma una sola è quella che fa, che dà le ordini per andare avanti tutto l'organismo insieme. È una sola, quale parte? Questa parte. Con questa qui noi vediamo, con questa parte qui noi vediamo. Se voglio vedere qualcosa, io non ho bisogno di questa parte qui, non ho bisogno per niente di questa parte qui, la posso togliere anche. Se voglio solo vedere, solo guardare, solo ho bisogno di queste parietali, si chiama parietal del cervello. Se io voglio, diciamo, pensare, se voglio pensare qualcosa, fare una poesia, ho bisogno di questa parte qui. Ma se io voglio esecutare qualcosa, diciamo studiare la lezione di scuola del sabato, se voglio studiare la Bibbia, se qualche volta voglio fare un studio biblico, se voglio imparare di Cristo, se voglio imparare di Dio, se voglio avere una vita spirituale più sviluppata, se voglio avere un rapporto con Dio più elevato, allora mi interessa questa parte. È interessante che i chirurghi hanno provato con gli uomini di togliere questa parte e l'uomo può continuare a vivere. È incredibile. Ma quando loro non hanno fatto un intervento così, prendiamo un uomo, togliamo questa parte e vediamo se continua a vivere, perché questo sarebbe un assassinato, certo? Per questo che è interessante capire le caratteristiche principali del lobulo frontale o del lobo frontale. Cioè, è come un direttore d'orchestra, assume il controllo di tutte le informazioni. Per questo lui è quello che dà le ordini. Si vede bene? Sì. Ok. Allora, parliamo di questo, sempre di questo stesso argomento, e dirige lo svolgimento dell'azione e l'attenzione e la pianificazione di ogni cosa. Lui dirige tutto, anche prende le decisioni nelle azioni volontarie quotidiane. Involontarie. E anche volontarie. Cioè, quotidiane. Lui è quello che dirige anche l'emozione, anche cosa, che cosa? Comportamento e le relazioni sociali. Stiamo parlando sempre della Chiesa. Qui non sto parlando delle cose che ci interessa al mondo. Ci interessa la Bibbia, diciamo la vita cristiana, capire Cristo come il nostro Salvatore, capire Dio come il nostro creatore, capire che noi siamo cristiani. Per tutto quello bisogna del
lobulo frontale, del lobo frontale. Allora, esiste anche un tipo di intervento che si chiama lobotomia. Hanno sentito qualche volta questa parola? Chi ha sentito questa parola? Lobotomia. La lobotomia è questo, il premio Nobel nel 1949 è ottenuto di un dottore, un chirurgo, che ha fatto la rimozione del lobulo prefrontale. Lui ha preso un uomo e l'ha rimosso il lobulo prefrontale e gli hanno dato il premio Nobel, perché questo uomo ha continuato a vivere. Lui ha detto, se io lo tolgo questa parte, allora lui continuerà a vivere. E ha fatto questo. Perché? Perché aveva qualche malattia che era attaccata, associata? Era associata a questa parte del cervello. Allora lui dice, se noi togliamo questa parte del cervello, lui continuava a vivere e si guarirà di questa malattia. Questa parte del cervello non ha bisogno quando c'è questa malattia. Togliamola e basta, non c'è più questo problema. Allora qui dice, i loro pazienti hanno avuto cambiamenti dopo, no? Certo, lui ha tolto, lui ha preso il premio Nobel, ha preso tanto soldi. Cioè, quando qualcuno guadagna il premio Nobel, vince, no? Vince il premio Nobel, allora non è che le danno grazie, è stato molto bravo e va, no. Lui ha guadagnato tanto soldi, ma anni dopo, cosa è capitato con dopo che lui già aveva il soldo in tasca, che è capitato con i suoi pazienti? Hanno avuto cambiamenti della personalità gravi, che sono in gran parte non autosufficienti per la vita in società. Vuol dire, lui non aveva più quella malattia che era associata al lobo frontale, ma dopo non è stato mai una persona normale che si poteva mettere, diciamo, a c'è qualche rapporto con gli amici, i fratelli della chiesa, nessuno. E questo lo possiamo vedere in vita, nel caso di un uomo che si chiama così. Questo uomo Gage, cioè questo uomo è famoso nella storia della chirurgia. È il primo danno frontale che data del 1848. Cosa è capitato con questo uomo? Si dice di lui, Gage, si dice qui? Gage, non è più Gage. Ha cambiato il carattere. Questo ha detto la moglie, Questo ha detto la moglie di lui. Ha cambiato il carattere, diventato irritabile, lunatico, incapace di restare al lavoro. Questo ha detto la moglie. Sai chi era questo uomo? Era un dei meglio cristiani che aveva nei suoi tempi. Questo uomo era un giovane molto cristiano, intelligente, studiava la sua Bibbia, capiva molto bene le cose spirituali, aveva un rapporto molto bello con le persone in chiesa, con i fratelli, serviva la chiesa. La storia di lui la puoi cercare anche sull'internet, ma c'è anche libri di lui, diciamo, libri su lui. La storia di lui quando era prima un missionario molto intelligente, cioè, dentro della casa, no? E fuori anche per la chiesa. Non era un missionario declarato, non lavorava per la chiesa, ma era un cristiano molto intelligente. E dopo la moglie dice che dopo della lobotomia, cioè, capiamo la lobotomia, no? Vuol dire? Intervento. Cioè, questa è la lobotomia, diciamo ufficialmente, ma questo non è che le hanno fatto la lobotomia. Questo ha capitato che lui le è entrato un... Lui lavorava con quella pistola, si dice? Pneumatica. Quella che fa... C'è quella, no. Come si chiama? Martello pneumatico? Qualcosa del genere, Qualcosa del genere. Diciamo così per capire. E questo... C'è questa barra di metallo così,
è entrato qui per l'occhio, ce l'abbiamo visto qui, no? È entrato per l'occhio e è uscito di qua. E quando è uscito le ha tolto il cervello esecutivo, diciamo il lobo frontale. Lui, incredibilmente, ha continuato a vivere. Ha vissuto tanti anni dopo, ma con il tempo ha cominciato ad avere questo rapporto, diciamo questa situazione, che lui non era più, Gage non è più, cosa ha detto la moglie? Gage. Questo non si può mettere in società adesso perché lui è diventato un mostro, non si può fare niente con lui. Allora, deteniamento, cosa è capitato con lui? Cioè, se lui viene attaccato, cosa succede nel caso del lobo frontale? Chi vuole leggere lì in voce alta, così interattuamo un po'? Deterioramento della? Vai avanti, tieni. Mancanza di concentrazione e di interpretazione, mancanza di interesse per lo studio della Bibbia, chiesa, servizi, frequenti ritardi o assenza alle riunioni, il deterioramento e la perdita di libri, riviste e materiali personali. Qualcuno c'è una lobotomia qui? Ti hanno fatto una lobotomia? No, ma i sintomi sì. Cioè, ma i sintomi sono... I sintomi sì, no? A qualcuno di noi ci manca il lobo frontale, vero? Se non è per una cosa è per un'altra. Ma la mia domanda è questa. La mia domanda è questa. Se io dico così apertamente, chi vuole farsi una lobotomia? Nessuno, cioè nessuno va a dire io lo farò, anche se io continuo a vivere non c'è problema, nessuno lo farà, nessuno, neanche per tutto il soldi del mondo, prefiere continuare così. Ma sai cosa attacca direttamente il lobo frontale e fa una lobotomia? Questo è molto importante. Ho fatto tutto questo discorso per tutti noi capire che anche se noi non faremo una lobotomia mai, si può fare una lobotomia con una cosa che dobbiamo capire. Satana può fare una lobotomia senza intervento. Sappiamo come? Lui attaccaria primo a chi? Al direttore. Come? Con un tiro diretto al lobo frontale. Come può fare questo? Come si può attaccare qui? Con la tecnofilia. Satana non ha bisogno di portarti a un chirofano, come si chiama il chirofano? Chirurgo. Non chirurgo, il posto dove il chirurgo lavora. Chirurgia, posto chirurgico. Cioè, il posto chirurgico, non ha bisogno di portarti lì. Ma ti mette davanti un computer ogni giorno. Per tanto tempo che adesso studieremo un po', ti mette un po' di tempo davanti al computer, un po' di più del tempo normale, e allora ti fa una lobotomia. Perché? Perché sappiamo come attacca Satana la dopamina, che è un ormone. Hanno sentito qualche volta questa parola dopamina? La dopamina è un ormone che fa funzionare il lobulo frontale. E la tecnofilia, capisce tecnofilia questa parola? Tecnofilia, in spagnolo è filia, tecnofilia, cioè è la filiazione con la tecnologia, certo? Avere un rapporto molto vicino alla tecnologia. Con questo Satana ti può fare una lobotomia senza intervento. E come si può fare questo? Questo è l'addizione alla e vedremo qui The American Medical Association, che lo vedremo con queste parole qui, con queste sigle, AMA, e in ogni dettaglio che io metterò lì apparirà questo, non tutto questo, cioè, questo l'ho messo lì per noi capire, che ogni volta che appare questo, è per questo. Vogliamo, posso continuare? O? Sì. Ok, 5 minuti in più e finiamo. Tecnofilie.
e dipendenza dalla tecnologia. Non può vivere senza la tecnologia, questo voglio dire. Cioè, la tecnologia, tecnofilia cosa è? È la dipendenza alla tecnologia. Come si può capire questo? È possibile generare in pochi mesi, il più vulnerabile sono i bambini e gli adolescenti. Chi l'ha detto questo? L'ho detto io? Associazione Medica Americana. The American Medical Association. Diciamo che l'Associazione Medica Americana ha detto questo. Chi sono i più vulnerabili? I bambini e anche che? Anche gli adolescenti sono attaccati tanto alla tecnologia. Certo, questo l'ho messo lì come per illustrare che loro non possono vivere senza questo. Certo? Paragonabile al sintomo del ritiro di droga e alcol. Qual è la fonte? Sempre American Medical Association. Cioè, è paragonabile con il sintomo del ritiro di droga e alcol. I bambini e questo vuole andare di vacanza, il bambino no, allora non ci vado. Andiamo con il computer, no? Rimango qui. Certo? Indicatori di dipendenza alla tecnofilia o alla tecnologia. Quali sono gli indicatori? Aggressività, malumore, isolamento, abbandono del compiti obbligatori, insonnia, problemi di visione e tutti quelli. Poco rendimento alla scuola e lavoro e fallimenti sentimentali. Giovani. Possiamo dire giovani, lui ha 37 anni, non è tanto giovane ma non è vecchio, certo, 37 anni. Noi abbiamo fatto tante visite a lui e la moglie sempre mi chiamava, noi siamo andati con l'operario biblico dove lavorava anche, prima. E l'abbiamo fatto tante visite. Lui era. Tutti si andavano a dormire e lui rimaneva nel computer con queste. Lui lavorava tutto il giorno con il computer perché lui è un ingegnere in computazione. E dopo lui era tanto attaccato già alla tecnofilia che di sera, quando tutti si andavano a letto a dormire, la moglie, i bambini, tutto, lui continuava, non faceva il culto, non faceva niente, è della chiesa. Non faceva il culto, non studiava la Bibbia, non faceva niente, né la preghiera, niente. Continuava a giocare con gli amici nella Cina, in Germania, non lo so dove, lui è da Brasile. E lui continuava a giocare con queste, i giochi che sono delle guerre, non lo so. È rimasto... E fino adesso, noi adesso, sta in recuperazione. Abbiamo arrivato al punto di dirle che deve lasciare il lavoro anche se rimane povero, perché lui già stava, le abbiamo cercato un altro lavoro e un altro fratello l'ha dato un lavoro, l'ha messo a lavorare in un'altra parte con le mani, le ha detto tu devi fare il lavoro con le mani, perché se continua a fare questo lavoro con il computer tu, allora aveva questa aggressività. Lui è un bravissimo ragazzo, perché io lo conosco dai bambini, aggressività, io ce l'ho 42 anni, lui ha 37, vuol dire che non è tanta differenza. Aggressività, malumore, tutto questo ha diventato lui. Allora, test di tecnofilia, questo è AMA anche, questo è l'American Medical Association. Facciamo un test di tecnofilia. Chi vuole leggere il primo? Dopo il secondo, dopo il terzo? Leggiamo così. Il primo, si mette in piedi, lo legge, così lo possiamo sentire tutti. Dopo il secondo. Quando si va a visitare, a vedere un computer, sentite il desiderio indomabile di accendervi. Cioè, quando si vai a fare una visita, tu non sei più nella casa tua, non sei più con il tuo computer, ma vedi un altro computer e ce l'hai Facebook, ce l'hai
Come ce l'hai? Che altre cose? Aspetta che sto facendo questo, no? No, questo. Qui. Ce l'hai? Ma per cosa bisogna? No, perché voglio parlare con i miei amici. Allora, sta un po' tecnofilico. Andiamo avanti, due. Questo, sì, sì, vai. Ti piace chattare con i tuoi amici più di mezz'ora al giorno? A te? Più di quanto? A te sì? Di mezz'ora. Un po'. Bravo. Un po', 25 minuti. Cioè allora sta nel limite, vero? Cioè questo è importante, perché noi non capiamo che Satana per attingere un bambino, attingere si dice? Sì. Per attingere un bambino, attrarle, no? Il portoghese è attingere, cioè per attrarle, per intrappolare un bambino. Non deve fare tante cose adesso, deve mettere un computer davanti e fare tante cose che può fare il bambino. Sta più di mezz'ora lì, se sta più di mezz'ora, allora già comincia ad avere qualche pericolo. E magari dice, ma il pastore sta parlando di questo? Il pastore della chiesa parla di questo, perché non parla di Cristo? E questo è parlare di Cristo. Perché? Perché se noi non parliamo di questo, non possiamo capire Cristo. Perché la dopamina, che è quell'ormone che sto dicendo io, vedremo un po' avanti, è attaccata, l'attentato è diretto alla dopamina. E il computer fa, non lo so, questo non mi viene questa parola, fa aumentare il livello di questo ormone. E quando si aumenta il livello fuori dello normale, allora non c'è più bisogno dell'lobotomia, cioè sta facendo una lobotomia di forma antinaturale. C'è tre, vediamo, investire in tecnologia più che investire nella tua vita spirituale. Certo, allora andiamo al congresso nazionale, vero? Adesso abbiamo il congresso nazionale, do la primizia. Sì. Do la primizia qui, no? Primato, la notizia. Il congresso nazionale sarà qui al lago vicino a Perugia, come si chiama questo lago? Trasimeno, in un albergo bellissimo, bellissimo, con un prezzo bassissimo, a fianco del lago, del 21 al 23 di giugno. La prima settimana prima del fine del mese. Abbiamo trovato con un prezzo bassissimo in questa data. Allora andiamo tutti alla conferenza nazionale. Ma io non posso andare alla conferenza nazionale. Perché? Non ce l'ho soldi. Ah, non ce l'hai soldi? Vediamo il tuo iPad. Sì, no. Diciamo, ognuno c'è diritto, eh. Ognuno c'è diritto. Io non sto dicendo che non c'è diritto a comprare, perché a me mi piace tanto la tecnologia. Cioè, ma quando arriva. Allora, c'è un telefono così Galaxy 1600, non lo so quanto. L'ultimo, che va bene, a me mi piace anche questo Galaxy. Ma non può dire, non posso andare alla conferenza e c'è un Galaxy così grande. Cioè, prima cosa è? Prima è Cristo. E dopo? Cioè, prima è Cristo, vero? Dovrebbe. Prima deve essere Cristo e dopo, se io ce l'ho un telefono così, nessuno mi può dire niente, perché Cristo è la mia vita, è il centro della mia vita. Ma se io le do più importanza a queste cose, allora cosa che sta capitando nella mia vita? Cosa sta capitando? Tecnofilia. Cioè, sono schiavo di queste cose. E chi mi ha reso schiavo di queste cose? Satana. 5. Sarebbe 4 poi, no? Che ho tolto uno per fare un po' più veloce. È possibile utilizzare più tempo per la tecnologia che per il dialogo in famiglia. Allora c'è il computer lì. No, aspetta, no. Aspetta, no, no. Dopo, no, ma questo non capita, no? Sì, che capita. Anche cosa, sorella? Anche? Anche questo? Anche di TV. Cioè, perché anche c'è la TV figlia. E questo è ama anche,
American Medical Association. Primo figlio, voglio andare subito alla dopamina, è un neurotrasmissore che si sintetizza nel cervello. Capisce sintetizza? Prodotto nel cervello. Cioè, si produce lì nel cervello. C'è vari atomi che formano una molecola, questa molecola è il neurotrasmissore. Neurotrasmissore vuol dire che trasmette segnali elettrici. Elettrici? Questo è un neurotrasmissore. Allora, la funzione della dopamina, qual è la funzione della dopamina? È essenziale per la normale attività del lobo frontale. Quando abbiamo più dopamina, c'è l'aumento della prestazione cerebrale, vuol dire noi possiamo pensare, possiamo, e stimola il sentimento di piacere. L'attività naturale della dopamina, esercizio fisico, se io voglio dopamina in forma naturale, nel livello naturale, cosa devo fare? Devo restare al computer ogni giorno, al telefono. Io vedo, no? Io vedo in giro i nostri ragazzi, i nostri giovani. E questo è un pericolo, per questo che ho pensato di preparare questo studio. Perché io vedo i nostri ragazzi, stanno lì con il telefono, ma tu gli fai una domanda della Bibbia e stanno a pensare mezz'ora lì. Non capiscono niente della Bibbia. Perché? Perché stanno lì tutto il tempo, mi chiama questo, il messaggio, quello. Va bene, tu lo puoi fare, ma mette prima che, come dice il versetto, busca primero il regno di Dio e su giustizia e tutte le altre cose saranno añadite. Non so come in tempo, cercate prima Dio e tutto il resto vi sarà. Certo, prima Dio, dopo posso avere il messaggio, posso avere internet, posso avere, certo, ma sì, no, mettiamo questo prima. Allora, qual è la chiesa che noi di qua a 5-6 anni avremo? C'è una chiesa di ragazzi, di giovani, che non capiranno niente della Bibbia e faranno delle giochi qui. Sono giochi. Faranno giochi. Io mi ricordo, a 25 anni fa, i nostri giovani, non dico che erano meglio di questo oggi, no? I nostri giovani che facevano un studio delle profezie, della venuta di Cristo, di tante cose, che rimaneva così con la bocca aperta. E adesso noi, cioè, oggi mi è piaciuto tanto che qui a Romina ha parlato di un libro completo della Bibbia. Allora, questo è un raduno di pomeriggio, parliamo della Bibbia. Cioè, la Bibbia è quello che è la nostra vita. Se le mettiamo più tempo a questo, a quello altro rimane al secondo piano. Allora, anche alimentazione sana, lavoro con entusiasmo, studiare, relazionare con la famiglia e affettivi, amicizia sincera, amore, l'obbedienza a Dio e lode e la devozione a Dio. Questo è ama, non è che l'ho messo io qui. Tecnofilia e tuvo figli. TV figlia. TV figlia. Sono inibitori della dopamina. Sono inibitori della dopamina. Sta in spagnolo lì perché l'ho tradotto, no? Finisce, allora finiamo. Si è molto alto e si è molto bassa. C'è questa la forma dei disturbi cerebrali della dopamina. Si è molto alto questo, si è molto basso quello. Cioè, è importante che noi possiamo capire la funzione di questa stimolante eccessiva della dopamina. Con che si può fare? Con che si può stimolare tanto la dopamina? Sente, per capire un po', se è molto alto, se è di più del livello normale di sintetizzazione della dopamina, allora abbiamo psicosi, allucinazione e la schizofrenia. Cioè, che è la schizofrenia? Schizofrenia è una persona che sempre sta lì a pensare, sì, è un po' di pazzia, ma in realtà è schizofrenico, può essere anche un fratello della chiesa, una sorella della chiesa, c'è sempre a pensare le cose tutto contrario. Quello è un schizofrenico, o quella, o io posso essere un schizofrenico. Tutti sono contro di lui e lui contro di tutti. O lei. O lei. O lei. Cioè, o io. O io. Sono tutti contro me e io sono contro tutti.
Allora, quando è molto bassa, depressione, noia, eccetera. Allora andiamo a questo, molto alto. Molto alto. Che può renderla tanto alto così? Uso di? Cioè, usiamo alcol noi? No. Alcaloidi come nicotina, caffeina. Usiamo nicotina, caffeina? C'è qualche fratello che mi ha detto, io prendo il caffè ogni mattina. Allora, vai tranquillo per la vita, perché non capirà Cristo nella tua vita, che la caffeina, io credo che il prossimo pomeriggio che essere qui parlerò della caffeina, cioè adesso non parliamo perché sennò la facciamo lunga, ma la caffeina, fratelli, quello che prende caffè, perché è venuto qui in Italia, e qui in Italia si prende caffè ogni mattina, cioè allora non sta capendo cosa sta facendo, che la caffeina è il peggio psicoattivo, in spagnolo lo dirò perché non il, in spagnolo lo dirò perché non so come si dice questo in italiano. È il peor psicoattivo che esiste. Peggio psicoattivo che esiste? Psicoattivo. Cioè, psicoattivo vuol dire che accelera i processi di ragionamento cerebrale. E tu non ragiona più. È pieno di zucchero, di zucchero, carne, fritture, capisci fritture? Fritture, TV, uso irresponsabile di internet. Perché ho messo qui uso irresponsabile? Possiamo fare l'uso responsabile. Allora, del TV, non ho messo qui uso responsabile del TV, Perché non ho messo? Perché il TV tu non puoi fare un uso responsabile, perché sto guardando gli animali in Africa, è bello, allora appare una donna, appare Satana, appare qualsiasi cosa lì, tu non puoi usare responsabilmente. Pubblicità all'espresso. Cioè, pubblicità di un secondo, e in un secondo un bambino può cambiare la sua vita, perché Satana sa che una immagine, cosa puoi fare? Anche il tubo del TV, anche questi moderni, con 18 minuti di TV, ti mette al lobo frontale 18 minuti di TV, di guardare il TV, tu non hai più voglia di fare neanche la preghiera, neanche 18 minuti di TV. Perché? Perché il TV solta così, si chiama fotoni. Radiazione di fotoni. Radiazione di fotoni. Il fotone è la unità basica della luce. Il nostro cervello funziona con luce. E il fotone che viene del TV si mette qui, dopo 18 secondi, minuti che tu lo prendi qui, dopo 18 minuti tu non hai più voglia di prendere la Bibbia, e questo è vero. Allora, quanto dura una novella? Un'ora e mezza, una novella, no? Per piangere tutti. Allora, raccomandazione. Vediamo se finisce qui, perché voglio finire. Sì, finisce. Raccomandazione, sono tre e finisce. Siamo al tramonto? Sì. Siamo passati? No. Allora, sono tre. Sono queste ultime tre. Raccomandazione. Chi vuole leggere? Qualcuno che le... Allora, leggete. Lettore, ufficiale. Forte, di piede, così... Certo, cioè, ma si alza, computer, telefono, cellulare, è l'MSN, è mio fratello, mio amico, mio questo, è la Bibbia? E tua lezione hai studiato? No, ma non l'ho studiato. Lo presenta fratello sabato. Cioè, lo presenta fratello il sabato. L'altro, Daniele, leggi tu per favore, il 2. Abbiamo capito? La mia traduzione è spagnolo-italiano. Abbiamo capito? Sì. Solo con il 10% che io, fratelli, questo non è un sogno,
Quanto costa un telefono oggi? Quello è meglio, 700 euro, 800 euro, certo? Il meglio quanto costa? Io ho visto dei 700 euro, ma come io non capisco molto, credo che quello è il più meglio che c'è. Quanto è? 700, 800, 1000 euro. Quanto è il 10% di 1000 euro? Cioè, allora non abbiamo neanche per pagare l'affitto, non può essere questo. Qualcosa capita qui. Tre. Legge. Partecipa con gli interessi e puntualità alle riunioni della Chiesa. Cioè, qualche volta può capitare che arrivi tardi, ma ogni giorno non può essere questo. Cioè, ho arrivato tardi tante volte, ma non può essere una... abitudine. Un'abitudine, no? E quattro? Yeah, ci abbiamo un altro... Flavia. Metti il tuo programma per gli articoli digitali. Cioè, cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Non lo so se l'ho tradotto bene, Sicuramente no. E questo lo aveva in spagnolo, ma non sta bene tradotto. Allora, chi ha capito? Ma spiegati che non si capisce. Mette il tuo programma vuol dire fa un programma per il giorno per stare lì con gli articoli, diciamo. Fatti un programma. Il padre o la madre o anche i ragazzi devono fare un programma. Allora fatti un programma, come si dice questo? Per stare al computer sta. Cioè mezz'ora, allora starò mezz'ora, dopo farò questo, dopo, capisce? Perché se tu non fa un programma, o il padre non fa un programma con i bambini, con i ragazzi, cosa fa? Va a stare tutto il giorno lì. Cioè, e ti fa la lobotomia. Ultimo, un testo dello spirito di profezia, questo testo della sorella White, e dopo un testo della Bibbia per finire con corona di oro. Testo della Bibbia. Come è il nome di lui che mi ho dimenticato? Edoardo. Edoardo, legge Edoardo. Dio ha dato agli uomini di talento e inventiva al suo lavoro che viene fatto nel nostro mondo. Le invenzioni della mente umana sembrano provenire dagli uomini, ma Dio è dietro tutto questo. Dio ha fatto solo stati inventati mezzi rapidi di comunicazione per il grande giorno della sua venuta. Allora, questo è molto bravo perché legge quello che ho scritto io. È bravissimo questo per leggere. Allora io farò una interpretazione dell'interpretazione. Hanno capito più o meno? Sì. Dio e l'uomo, in due parole lo dirò. Questo è un testo dello spirito di profezia. Anche se ho fatto qualche cosa qui, dopo lo darò a un italiano perché, o a qualche ragazzo che ha studiato italiano. La sorella White dice questo, che qualche volta noi pensiamo che le invenzioni tecnologiche sono state fatte per gli uomini, ma dice che la sorella White dice no, queste non sono state fatte per gli uomini. Dio è stato dietro tutto questo, tutte le cose, computer, telefono cellulare, tutte. Qualcuno dice questa è un'invenzione di Satana, no? No, non sono invenzioni di Satana. Il problema è come noi usiamo queste cose. Dobbiamo imparare a usare queste cose e che non ti usino. Usano? Cioè tu lo devi usare, non che ti usa questo. Capisce? Allora, io ho visto, per esempio, il mio telefono, non è che io sono il più meglio di questo, perché anche a me qualche volta mi vuole usare questo, no? A tutti, perché Satana è dietro di questo. Allora, io ce l'ho il telefono qui, siamo in un raduno, suona qualcuno, io vedo, se io posso, se questo non va a morire, allora lo lascio, lo parlo dopo. Certo? Ma qualcuno, aspetta, già vengo. E non importa chi è, vai a parlare di, non lo so, di comprare un... bue. C'è qualcosa piccolo. Allora lascia la riunione perché deve parlare al telefono. Basta, no? Non che il telefono deve usare la tua vita. Allora tu, vediamo.
La tecnologia non può stare sopra noi, noi sopra la tecnologia. È per noi usare, non per loro usare noi. E ultimo, un testo della Bibbia. E con questo finiamo. Lascia la tua mente a Cristo. Leggi. Lascia la tua mente a Cristo. Dammi, figlio mio, il cuore che e lasciare che i tuoi occhi osservano le mie cose. Ok. Ho tradotto bene qui? No. Ma allora volevo prendere voi, perché questo l'ho preso di... Questo l'ho preso di... Allora è male tradotto anche nella Bibbia. Dammi, figlio mio, il tuo cuore e lasciare che i tuoi occhi osservino le mie vie. Io l'ho preso di qualche posto. Ma questo versetto voleva dire Proverbi 23-26. Certo? Dammi, figlio mio, il... Leggi per favore. Fiule, dammi in matata se găsească plăcere ochii mei în căile... Se găsească plăcere ochii tăi în căile mele. În le mie vie, no? Și ande în le mie vie. Che il Signore possa darci saggezza, perché noi siamo davanti a un grave pericolo in Chiesa di 5-10 anni, fra 5-10 anni, soffrire le conseguenze di che noi non abbiamo messo un po' di occhio su questo discorso.